Signor Presidente della Corte Costituzionale, magnifico Rettore dell'Università di Macerata, magnifico Rettore dell'Università di Ferrara, illustre rappresentante del Rettore dell'Ateneo Fiorentino, autorità tutte, carissimi e illustri direttori dei dipartimenti, cari colleghi, carissimi giovani e soprattutto carissimi studenti. Consentitemi di rubare due minuti per alcune parole che sento l'esigenza di pronunciare prima di leggere, come giusto e doveroso, la mia lezione dottorale. Non sono nuovo a quest'aula. Macerata è un po' anche mia come istituzione accademica. Lo ha detto benissimo il magnifico rettore. Dal 61 al 66 io ho avuto un periodo di 5 anni per me estremamente fertili. C'era qui una comunità di giovani giuristi da cui ho appreso molto. Buona parte del mio svolgimento futuro lo si deve anche a quanto io ho potuto ottenere da colloqui, da dialoghi, da dialettiche anche vivaci, che in queste aule maceratesi o nelle enormi, eterne passeggiate intorno alle mura si facevano in quegli anni giovanili ma tanto fecondi per quello che sarebbe stato il mio futuro svolgimento. Quindi sono grato ancora all'Ateneo Maceratese che è nel mio cuore. Allora, naturalmente, in facoltà di giurisprudenza, da giurista qual sono. Fu per me una fortuna l'ingresso a Macerata nel 61 e la mia permanenza fino al 66. Ci fu anche un'altra fortuna. Ebbi molti allievi, un colloquio fitto e magnifico con gli studenti e soprattutto Anna Bianca, il colloquio con uno di essi. Uno straordinario allievo, diventato poi amico e a me maestro intellettualmente, Mario Sbriccoli, che una morte rapace ha tolto alla nostra familiarità e che gli impedisce oggi di essere almeno fisicamente qui in mezzo a noi. Debbo dei ringraziamenti. Ringraziamento al magnifico rettore e al Senato accademico, ringraziamento in particolare al direttore del Dipartimento di Studi Politici e a tutti i colleghi che mi hanno fatto l'onore di questa ascrizione nel loro gremio. Ringraziamento per le presenze in quest'aula dell'illustre Presidente della Corte che, malgrado gli enormi impegni che gravano sulle sue spalle, ha voluto darmi questo gesto di grande amicizia, riservandomi questo pomeriggio con una visita a Macerata. Ringraziamento al Rettore di Ferrara, al rappresentante del Rettore di Firenze, ai colleghi che sono venuti da lontano. Grazie a tutti. Questa vostra comunità è un segno di ciò che abbiamo costruito insieme. Se siete qui oggi intorno a me non è per uno scialbo sentimento di amicizia, è per sottolineare una profonda sintonia culturale che si è ingenerata tra di noi. Ve ne sono profondamente grato. Il rettore ha già letto, e del resto era nella locandina, il titolo della mia lezione dottorale. La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico postmoderno. Mi è capitato più volte, nello stretto giro di questi ultimi anni, di usare, a proposito del Novecento giuridico, l'aggettivo postmoderno. Il momento più solenne fu
caro Pasquale, proprio a Ferrara, quando tu mi invitasti a tenere il discorso inaugurale dell'anno accademico, e di usarlo sempre con un sottostante duplice sentimento, in sé fortemente contraddittorio, perché esprimente allo stesso tempo un grosso disagio, ma anche una ferma convinzione. Disagio per essere quell'aggettivo, almeno a una prima apparenza, privo di contenuti specifici. Convinzione per avere, pur nella sua innegabile genericità, il pregio di segnalare un profilo rilevantissimo a chi vi guardi con occhi attenti al divenire e al trasformarsi di una esperienza giuridica, che si sta lasciando cioè alle spalle un ben definito terreno storico quale mondo di ieri, appunto il moderno, e che ci si sta inoltrando in un terreno ancora non ben definito, ma altro e diverso. L'aggettivo postmoderno, insomma, applicato al Novecento giuridico, ha il pregio di puntualizzare con efficacia che in esso non prosegue impassibile la modernità, ma che si va maturando lentamente e progressivamente un tempo marcato da caratteri nuovi, i quali a loro volta segnalano sommovimenti nel profondo delle stesse fondazioni sociopolitico-giuridiche. Qualche parola chiarificatrice anche sul vocabolo Costituzione, proiettato spesso incautamente da storici e giuristi in tempi anche remoti e remotissimi, e quindi dal carattere rischiosamente polisemico. Infatti, se la Costituzione della modernità appare come carta dei diritti, la Costituzione novecentesca è piuttosto una cifra storica e perciò un patrimonio di idealità e di esperienze, il segno identitario di una comunità nel maturarsi della sua autoconsapevolezza. Per il giurista, la modernità, che trova la sua acme nei progetti e nelle realizzazioni della Rivoluzione francese, ha il carattere di un deciso e rigidissimo assolutismo giuridico. Da parte della classe borghese, che è finalmente arrivata ad occupare le centrali potestative, si è voluto controllare puntigliosamente la genesi del diritto, e lo si è fatto ingigantendo lo Stato quale apparato di potere, affidandogli il monopolio ufficiale della giuridicità, operando la riduzione del diritto in un complesso di leggi e sacrificando e alterando la complessità e pluralità che erano state tipiche alla dimensione giuridica in tutto lo svolgersi della storia europea sino alla fine del Settecento. Ovviamente la legge nella visione moderna è ben lontana dalla nazione aperta di Tommaso d'Aquino, e la manifestazione di volontà di un'autorità suprema, ed è soltanto comando scritto in un testo che si presume conosciuto e a cui pertanto si deve una indiscutibile obbedienza. Comando inelastico, assolutamente inelastico, perché assolutamente insensibile alla fattualità sociale, economica, strutturale. Il lucido progetto giuridico borghese ha al suo cuore la concezione di un diritto voluto in alto e che dall'alto piove sulla società, ed ha nella affermazione del principio di rigida legalità il suo coerente compimento ed anche il suo perfetto serramento rispetto alle forze esterne. Mai come durante la modernità si è avuta una separazione tanto netta e una distanza tanto estesa fra Stato e società. La società era concepita come il regno della irrilevanza giuridica nella sua ripugnante magmaticità fattuale, una sorta di basamento amorfo, sepolto ben al di sotto dell'apparato statuale e adesso estraneo nella sua imprescindibile materialità, una materialità socio-economica
che agli occhi del giurista moderno non aveva qualità differenti da una struttura geografico-fisica o geologica. È un'idea forte che pervade lo stesso costituzionalismo nel suo primo svolgersi all'interno dell'età moderna, frutto all'origine di esclusivi circoli intellettuali, non riesce a calarsi al livello del cittadino normale, del quisquis de populo e della sua esistenza quotidiana, concretandosi in solenni dichiarazioni, sublimi nei loro elevatissimi contenuti, ma di indole astrattamente filosofico-politica. Si badi, non si vuole minimizzare il grosso passo innanzi che esse rappresentarono a fine Settecento nel sottrarre l'individuo dagli iniqui condizionamenti cetuali dell'antico regime. Si vuol solo evitare i facili cedimenti a indebite apologizzazioni, come spesso si è fatto, e sottolineare come esse, nella loro voluta astrattezza, si inserissero perfettamente nella occhiuta strategia di una classe al potere. Diamo loro un rapidissimo sguardo. Quel ragionare su modelli di uomo, tutti ricavati da un storico stato di natura ovviamente mai esistito, con una dimenticanza pressoché totale del povero cristiano in carne ed ossa, lasciato solo e sprovveduto nelle difficoltà e nelle pene della sua esistenza quotidiana, corrispondeva a una scelta per l'astrattezza tendente sostanzialmente a conservare la ricchezza nelle mani di chi la deteneva, tutelando sempre e comunque l'ambiente, ossia il solo cittadino meritevole di attenzione nella civiltà borghese. Attitudine che ha condannato il diritto civile moderno ad essere pago di un accesso alla proprietà garantito, ma solo potenzialmente, a chiunque, dell'uguaglianza formale delle parti nel contratto, prescindendo dalla incombente e condizionante posizione fattuale di una di esse, e più in generale di una egalité tanto conclamata quanto ridotta ad una mera improbabile possibilità di uguaglianza di fatto. Certamente fu estraneo alle carte dei diritti sette-ottocentesche, forme costituzionali tipiche della modernità, di proporsi quali norme giuridiche, essendo queste riservate al potere e all'arbitrio del solo legislatore positivo, e fu altrettanto estranea la finalità di registrare le trame della società per tradurle in regole. Le carte, come orora si accennava, restarono tenacemente legate al canone della astrattezza, né si misurarono con quel cittadino storicamente concreto che è il soggetto vivente in un certo spazio e in un certo tempo, né mai lo assunsero a interlocutore. A livello storico era in azione soltanto lo Stato, vero demiurgo della giuridicità, realizzando così la compiuta identificazione fra statuale e giuridico ed eliminando un falso dualismo di Stato e diritto, secondo l'espressione perentoria di Hans Kelsen, acceso e purtroppo fortunatissimo cantore delle certezze giuridiche moderne. Prima del diritto c'era lo Stato. Sembra condensarsi in questa indiscutibile verità lo svolgersi e il consolidarsi per tutto l'Ottocento dell'ordine giuridico borghese, e sembra permanere il riduzionismo giuridico proclamato e realizzato con la serrata giacobina. Il Novecento si pone solo cronologicamente quale piatta continuazione del secolo precedente. Il riduzionismo individualistico, con la sua artificiosa contrazione del paesaggio sociale e giuridico alle sole entità individuali, il macro individuo Stato, i micro individui soggetti singoli, proprio perché artificio, non avrebbe tardato a fare i conti con quei turbamenti sociali ed economici provocati dai disagi degli strati non abbienti e da una progrediente coscienza collettiva all'interno di essi.
Lo Stato monoclasse, quello coniato nei laboratori della grande rivoluzione del 1789, stenta a reprimerli e si va attenuando il bene maggiore che si era creduto di conquistare per sempre: una compattezza non compromessa da perniciose formazioni sociali. Ma il Novecento è secolo nuovo, che stravolge rapidamente il vecchio volto senza rughe e dinamicizza quella società piatta e liscia che sembrava fatta apposta per ricevere passivamente i comandi dall'alto dei palazzi del potere. Che le novità lascino le strade e le piazze, ossia il terreno della fattualità episodica, per emergere dirompenti a livello dell'ordine giuridico, lo dimostrano due eventi clamorosi. La voce nel 1909 di un intelligente e colto giuspubblicista, Santi Romano, che approfitta della ufficialità di un discorso inaugurale universitario per constatare la crisi dello Stato moderno e identificarla nell'esplodere di una società prima repressa e ora difficilmente reprimibile. La volontà dello stesso legislatore nazionale che, cancellando finalmente il carattere pseudodemocratico di un ordinamento elettorale basato sul censo, si arrende finalmente nel 1913 alla ammissione di un suffragio universale maschile. Ci stiamo inoltrando in quel tempo postmoderno, a tutt'oggi niente affatto esaurito, che è il Novecento, un tempo il cui sviluppo si può concentrare in questa linea dinamica: sempre più società, sempre meno Stato. Lo Stato è ormai intimamente pluriclasse, solcato da profonde vene di pluralismo sociale e giuridico. È in un siffatto clima storico che il nuovo costituzionalismo, assorbendo dei tratti decisamente postmoderni, si caratterizza per una essenziale discontinuità rispetto alle vecchie carte dei diritti e inaugura una fase radicalmente nuova nella sua vicenda, traendo profitto da quell'evento tragico ma sconvolgente che fu la Prima Guerra Mondiale. È il clima da cui nasce il primo esperimento a Weimar e in cui si colloca, in un momento di maggiore maturità di tempi, la Costituzione nostra del 1948. Se la Costituzione di Weimar del 1919 poté emergere nella sua sostanziosa novità in un terreno storico reso sgombro dal crollo di un regime istituzionale, l'impero degli Hohenzollern, e dalla tragedia di una inutile strage bellica, se essa poté pertanto porsi in una linea di discontinuità con il passato, ciò è avvenuto in maniera assai più netta con la Carta italiana. In Italia, infatti, nel 1946, i padri costituenti avviarono il loro lavoro. Non c'era soltanto alle loro spalle il crollo di un regime istituzionale e una tragedia bellica ancora più immane della cosiddetta Grande Guerra. C'era in tutta la sua pesantezza il ventennio di un regime dittatoriale che aveva interrotto nel 1922, appena al suo nascere, la fragilissima vita di una democrazia parlamentare, che tale poteva sostanzialmente essere qualificata soltanto dopo il 1913. Il solco della discontinuità con il passato fu da noi totale. Si cominciava davvero da una tabula rasa. I padri costituenti, sia che rientrassero da forzati esili, sia che avessero campato una grama e perseguitata esistenza in Italia per più di 20 anni, vollero una carta intimamente, cioè nelle sue radici più riposte, antifascista, affermatrice per il cittadino di quelle libertà negategli dal fascismo e delle quali anche prima del 1922 non aveva potuto sostanzialmente godere. Da questa duplice, enorme circostanza storica non provenne solo una impronta forte di novità,
ne derivò soprattutto una carica vitale che insieme al rifiuto del passato prossimo si incarnò in una proiezione speranzosa e costruttiva verso il futuro. Se le costituzioni della modernità sono un dialogo tra costituenti e detentori di pubblici poteri e si mantengono a un livello sovrastante l'esistenza quotidiana del comune cittadino, le manifestazioni della postmodernità, da Weimar in poi, nella loro fedele specularità al proprio tempo, riscoprono la società in tutta la sua multiformità e vivacità, e in essa riscoprono conseguenzialmente una giuridicità non più rattrappita entro la corazza costrittiva della legalità. Si può dire che grazie al nuovo costituzionalismo si opera un massiccio recupero del diritto nella genuinità sociale delle sue espressioni, ben oltre i filtri alteranti di una ideologia classista qual era quella borghese. È questo il tratto essenziale che risalta a una prima serena lettura che ancora oggi si faccia dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della prima parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. 54 articoli che contengono un messaggio altamente affrancatorio e rappresentano il nerbo della intera carta, rimasto inalterato malgrado i molti decenni passati dall'entrata in vigore il 1 gennaio 48. Ciò può sorprendere, giacché nessuno ha dubbi sul fatto che ogni Costituzione non è la rivelazione di una divinità benevola, ma è osservazione, diagnosi, valutazione di uomini. La singolarità dell'itinerario costituzionale italiano ha una motivazione precisa nella singolarità del suo momento genetico. Nella seconda metà dell'anno 1946, come è risaputo, una commissione di 75 personaggi fu investita all'interno dell'Assemblea Costituente del compito gravissimo della redazione di un progetto. All'interno della commissione, la prima sottocommissione, composta di 18 membri, era chiamata a misurarsi sul nodo più difficile a sciogliere, quello dei diritti e doveri dei cittadini. Credo che sia utile dare uno sguardo ai protagonisti della vicenda, ai rapporti che vollero instaurare fra di sé e agli intendimenti che li guidarono. Riandare sia pure fugacemente alla meditatissima gestazione di questo nucleo fondativo della nostra Carta permette di respirare un po' d'aria buona anche a noi avvezzi oggi alla disarmante contemplazione di troppe risse, di troppe miserie, di troppe infedeltà rispetto al bene comune. La loro forza spirituale nasceva dalle sofferenze subite sotto il tallone opprimente della dittatura e per i disastri della guerra. Né credo che sia tendenzioso e forzoso se li sorprendiamo, provati com'erano dei molti patimenti e ancora oltraggiati dalle aberrazioni del potere dispotico, tutti protesi a una sostanziale unità, determinati a costruire per i tempi lunghi e pertanto chiamati a gettare fondamenta salde su un terreno saldo per il nuovissimo edificio. Erano portatori di ideologie diverse, per alcuni profili e non di poco conto contrapposte, e tutto avrebbe potuto risolversi in volgari contese o in altrettanto volgari transazioni. Come si sa, ci furono osservatori contemporanei anche di notevole statura, penso a Calamandrei e a Jemolo, che hanno colto in parecchi punti del testo definitivo il frutto di non proprio lodevoli compromessi. Io non vorrei certo dedicarmi ad apologetiche, che in bocca a uno storico suonerebbero insopportabili, ma la lettura dei resoconti dettagliati del loro quotidiano lavoro, una lettura che consigliavo un tempo ai miei studenti e consiglio oggi convintamente ai miei uditori, non consente conclusioni pessimistiche. Anzi, proprio il contrario.
segnalando apertamente passione civile, saggezza politica, acutissimo senso di responsabilità. Comunisti e socialisti, cattolici e liberali, sono tutti presi a leggere nelle trame della società italiana, tendendo a mettere da parte le valenze ideologiche separatrici e a cercare terreni di convergenza. Personaggi in ricerca di una verità da condividere. Constatazione che mi ha portato a qualificare la nostra carta un autentico atto di ragione, intendendo sottolineare la prevalenza di un atteggiamento autenticamente cognitivo al di sopra di asti ideologici e di umori incontrollati. E poiché da questi lavori preparatori emerge sempre più il volto tipico di una costituzione speculare a un tempo giuridico postmoderno, conviene che ci si attardi un momento per corrispondere meglio all'oggetto della nostra lezione. I lavori ebbero una prima orientazione soprattutto nell'ampia relazione di Giorgio La Pira sui principi relativi ai rapporti civili, accettata dalla sottocommissione quale base di discussione. La scelta della relazione pienamente accolta fu una posizione di netta discontinuità con il passato prossimo e remoto. Si rifiutava lo statalismo fascista, negatore dei diritti fondamentali dei cittadini, ma si rifiutava altresì la visione individualistica che dei diritti aveva proposto la modernità borghese, estendendo adeguata tutela ai cosiddetti diritti sociali, i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all'educazione, secondo una prima sommaria esemplificazione segnata in un intervento di Palmiro Togliatti. L'estensione è generalmente accolta. Questo pronto spazzar via gli scheletri più ingombranti del passato aveva tre grossi significati: eliminare motivi di probabili lacerazioni, rendere più agevole la strada per soluzioni unitarie o ampiamente condivise, proiettare decisamente nel futuro i tentativi costruttivi di un nuovo ordine. Il banco di prova per tutti questi eccellenti propositi li offrì subito la stessa relazione di La Pira, relazione dalla grossa valenza progettuale, nella quale si affrontava puntualmente la sbozzatura del pilastro fondante dell'ordinamento giuridico della neonata Repubblica, i rapporti persona-Stato, formazioni sociali-Stato, e lo si affrontava affermando che, parole di La Pira, lo Stato deve costruirsi in vista della persona e non viceversa, già che esistono dei diritti naturali dell'uomo, esiste una anteriorità dell'uomo rispetto allo Stato. L'uomo ha valore di fine e non di mezzo. La Pira aveva però anche cura di precisare che la figura di un uomo anteriore non aveva nulla a spartire con l'individuo metastorico di un fantomatico stato di natura evocato dal giusnaturalismo seicentesco e trapiantato nelle carte dei diritti settecentesche. La Pira si riferiva alla persona, cioè a una creatura relazionale, a un soggetto socializzato perché pensato ben dentro alla storia. Una storia che non conosce le astrazioni di un inesistente paradiso terrestre, ma l'intreccio di rapporti di ogni persona con l'altro, con tutti gli altri e all'interno di molteplici formazioni sociali. Il paesaggio lapiriano è complesso e articolato, deponendo i semplicismi degli artefatti paesaggi del vecchio individualismo borghese. Infatti, accanto agli attori individui, si colloca tutta una serie di comunità intermedie, preziose nella loro funzione integratrice del singolo e stimolatrice del suo sviluppo nella società, anch'esse anteriori a ogni cristallizzazione statuale. Ma sia ben chiaro che l'uomo di cui parla La Pira è un soggetto storico, concreto, sociale,
come concrete, storiche, sociali, sono le varie comunità intermedie. Non si tratta né di astrazioni né di artifici dalla impronta ideologica, giacché si leggono nella società e nella sua documentata vicenda storica. Esistono nel corpo sociale, lo articolano, lo sorreggono. Pertanto si deve tenerne conto e valorizzarle, liberandosi finalmente di quella lettura riduttiva della società fatta propria dall'illuminismo giuridico, ma violatrice della sua intima natura. Secondo la Pira, allontanato il forzoso, ideologizzatissimo riduzionismo moderno, il paesaggio giuridico avrebbe potuto riassumere la sua reale complessità, i suoi reali contorni storici. Aveva scritto con chiarezza e forza nella sua relazione, citazione, «È proprio questa diversa concezione pluralista, pluralismo economico, giuridico, politico, la concezione che corrisponde alla struttura organica del corpo sociale, perché la realtà di questo corpo sociale non è costituita soltanto di singole persone. Le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali e perciò ineliminabili del corpo sociale. La comunità familiare, quella religiosa, quella professionale, che sono altrettanti elementi costituzionali della società, esistono nel corpo sociale e lo articolano e lo definiscono. La discussione che seguì per parecchie sedute appare folta e ricca e sarebbe meritevole di un'attenzione più puntuale. Ai fini di questa lezione ci basti aggiungere solo pochi cenni ad alcuni interventi di rilievo. Il 9 settembre il giurista Dossetti ribadisce con frase accattivante per due interlocutori agguerriti, il comunista Togliatti e il socialista Basso, parole sue, questo concetto fondamentale dell'anteriorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti, ma aggiunge e ripete con ripetizione assai significativa. Su questi principi fondamentali che debbono dare la fisionomia sintetica del nuovo Stato e dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, è necessario sia riscontrato il consenso di tutti. La risposta di Togliatti non si fa attendere nella stessa seduta. Egli è, parole sue, d'avviso che le espressioni dell'onorevole Dossetti offrano un ampio terreno d'intesa. E accordo ci fu. E ci saranno ancora convergenze, soprattutto quando si discute di problemi delicati, come quelli che toccano la nozione di libertà, il ruolo del lavoro, il ruolo della famiglia. Eloquente il dibattito in tema di libertà. La si vuole al centro della costruenda norma fondamentale, rimuovendo senza esitazioni le limitazioni fasciste, ma si vuole al tempo stesso non disegnare una libertà negativa, astratta, solipsistica, peccante di individualismo e identificabile con l'arbitrio di un individuo isolato dal suo contesto sociale. Si parla invece di, virgolette, libertà finalizzata, in armonia con le esigenze della solidarietà sociale, che implica responsabilità e che è fondamento di responsabilità, nozione della cui novità rispetto al vecchio modello individualistico i costituenti si rallegrano. Se a un certo punto Lelio Basso, forse il più fermo nelle proprie convinzioni, si lascia sfuggire l'accenno a un, virgolette, tentativo transazionale, il clima è tuttavia assai lontano dai mercanteggiamenti e denuncia coscienza della gravità del proprio compito e della comune chiamata a costruire la casa comune. Uno dei protagonisti, tra i più vivaci e lucidi, ma anche tra i più preparati, Giuseppe Dossetti, sintetizza bene tutti questi sforzi quando nella seduta del 10 settembre
al termine di parecchi scambi dialettici, virgolette, conserva viva la speranza di trovare una formula comune che sostanzialmente dia il senso della visione unitaria che deve avere la nuova Costituzione italiana. Dunque, diversi ma uniti da un fine accomunante. Difficile, accidentato sentiero, ma reso più pervio dall'essere i padri costituenti intellettuali e uomini di buona volontà, giuristi e non giuristi, portatori di quella che appare come l'insegna e il progetto fondamentale del Novecento giuridico: demolire la muraglia cinese costruita fra società e diritto durante la modernità e riscoprire la natura autentica di questo quale ordinamento della società, recuperando così quella onticità che lo statalismo moderno aveva per un verso depauperato e per un altro verso profondamente alterato. Da qui l'atteggiamento a non trincerarsi nei castelli murati delle singole ideologie, persuasi che il contrario li avrebbe condannati alla sterilità. Da qui l'atteggiamento a leggere nelle trame della società, sicuri di scegliere un terreno saldo per il costruendo edificio. Ciò è lampante nei giuristi di ispirazione cattolica. Per la Pira la teoria del pluralismo giuridico da lui propugnata porta a un tipo di Stato che corrisponde tanto alle esigenze sociali del nostro tempo quanto alla struttura organica del corpo sociale. Ed è soltanto l'occhiale deformante degli illuministi che non ha voluto vederlo in seno della società. Se Dossetti disegna la famiglia come ordinamento giuridico primario, è per reazione alla pretesa del vecchio assolutismo giuridico, parole sue, di dettare alla famiglia una disciplina sua, anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale, di più collegato inevitabilmente alle sorgenti stesse dell'essere e dalle regioni fondamentali della vita umana. Ai padri costituenti interessa la società italiana che hanno di fronte, interessa quella formazione storica che ha saputo liberarsi dalle ipoteche di un passato soffocante e che sta individuando nel suo seno i principi capaci di governarla egregiamente nel futuro. Per questo il testo che sta lentamente prendendo forma non consisterà in suadenti proposizioni filosofiche galleggianti fuori della storia. Il testo nasce in e da un determinato contesto storico e non può non avere il pregio della storicità, dovrà essere veramente conforme alle esigenze storiche. Del suo tempo storico, grazie alle analisi e alle riflessioni dei costituenti, il testo costituzionale è specchio fedele, assorbendone pienamente i caratteri fondanti. Al contrario delle carte dei diritti e della loro modellistica astratta, il canone metodologico che qui impera è una visione pragmatica che fa perennemente i conti con soggetti ed eventi storicamente concreti e dalla storicità della norma fondamentale si richiama contro i massimalismi di taluni suoi colleghi di cordata, il comunismo a Togliatti, quando tratta il tema della proprietà privata, o Giorgio La Pira quando imposta il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica. Insomma, il secolo che riscopre la fattualità del diritto ha, nelle sessioni della prima sottocommissione, ma si può tranquillamente estendere la conclusione alla intera assemblea, dei riscontri puntualissimi. Il Novecento giuridico alberga a Roma nel palazzo dell'Assemblea Costituente. In questo disegno, che dava corpo a un ampio e innovativo progetto politico-giuridico, si inserisce armonicamente l'idea cardine affermata nell'articolo primo che la sovranità appartiene al popolo. Non è certo la nostra Carta del 48, né la prima né la sola, a riferirsi al popolo quale titolare della sovranità.
Il people delle carte settecentesche nordamericane, a cominciare dal good people della Virginia, non è soltanto il destinatario della happiness, bensì il titolare di all political power. E nel peuple français delle carte francesi, che proclame en présence de l'être suprême, la dichiarazione dei diritti, la souveraineté réside essentiellement. Si tratta però di affermazioni che si arrestano al rango altissimo e pur vacuo di nobili conclamazioni prive di un contenuto concreto. Lì, infatti, il popolo non esprime nulla più che un modello assolutamente astratto, dal valore meramente enfatico. Che si tratti di una configurazione profondamente diversa all'interno delle costituzioni novecentesche, ormai manifestazioni di uno Stato pluriclasse, per esempio quella germanica del 19 e più compiutamente quella italiana del 48, lo dimostrano i loro stessi tessuti di progetti costituzionali che travalicano di parecchio il carattere di semplici dichiarazioni, di cataloghi di diritti, di catechismi, come impietosamente le bullò più di 100 anni fa Santi Romano. In quella italiana lo dimostrano i principi fondamentali e la prima parte, dove il popolo è individuato nella sua storica concretezza ed è colto più che nella sua improbabile happiness, nella sua esistenza quotidiana, laddove distesamente si parla della dimensione fattuale di questa esistenza. La religione, il lavoro, la salute, la scuola, la cultura, l'ambiente, l'economia, situazioni tutte dove protagonista non è una entità astratta, magari in dialogo con una astratta entità divina, ma lo sono genitori e figli, maestri e studenti, proprietari e nullatenenti, imprenditori e lavoratori, sani e malati. Gli articoli della nostra carta, subito dopo la conclamazione segnalata nel primo, non abbandonano il popolo italiano nella solitudine astratta di un modello. Al contrario, lo immergono nella carnalità dell'esistenza, dandogli una sostanza, dei contenuti storicamente concreti. I suoi componenti, uomini e donne, sono creature carnali, sorpresi nelle trame di una vita quotidiana fatta di ideali, ma anche di interessi e bisogni troppo spesso difficili da soddisfare. Sono loro i protagonisti dei principi fondamentali e della prima parte, ed è grazie a loro e ai principi e regoli che li riguardano da vicino che il popolo sovrano lascia la rarefatta immagine di un mero simbolo per assumere nella effettività del sistema costituzionale le fattezze di una creatura storica. Uno dei tratti fortemente innovativi della Costituzione italiana rispetto alle carte del primo costituzionalismo è di impostarsi e di proporsi non come un semplice assetto regolatore dei poteri statuali, ma in primo luogo ed essenzialmente quale breviario giuridico del cittadino qualunque. Norma fondamentale sicuramente sì, ma progettata in modo da corrispondere alla orditura di quella quotidianità in cui il cittadino è inserito al fine di ordinarla compiutamente. È al cittadino che la Costituzione parla e vuol parlare, ed è così che la vollero i costituenti con un intendimento unanime. Se il liberale Roberto Lucifero esige che la Costituzione sia veramente uno strumento di convivenza, il comunista Togliatti, rimproverando alla relazione di La Pira un eccesso di ideologia, insiste nel doveroso impegno di tutti per, parole sue, una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto e in pari tempo dal pastore sardo, dall'operaio, dall'impiegato d'ordine, dalla donna di casa. Come si vede, la società non è in questa lucida e nuova visione costituzionale la piattaforma magmatica e amorfa da relegare nel limbo dei fenomeni giuridicamente irrilevanti. Al contrario, la nostra Costituzione rappresenta, come puntualmente scrive un giuspubblicista italiano,
interprete acuto e spregiudicato del proprio tempo, Giorgio Berti, il passaggio da una società non giuridicamente pensata a una società già giuridicamente costituita. Il Novecento giuridico irrompeva venendo a scuotere e a incrinare le stesse fondazioni di un ordine giuridico che la modernità, sorreggendolo con la pietra forte di abili mitologie, aveva creduto inattaccabili dall'usura del tempo. Ed erano infatti messe in discussione i protagonismi dello Stato e della legge intorno ai quali i giuristi moderni avevano ricamato finissimi merletti metodologici. Ora, 1948, tutto il nuovo veniva a condensarsi in un testo costituzionale che aveva pretese invasive ben più penetranti del sostanzialmente innocuo statuto di Carlo Alberto. Un testo, fra l'altro, dove non si parlava soltanto di Stato, ma anche e parecchio di Repubblica. Una nozione che non voleva fungere da mero sinonimo, ma che invece i costituenti usavano in posizione strettamente dialettica, disegnando accanto allo Stato apparato una figura ampia capace di ricomprendere tutta la complessità dell'ordinamento politico-giuridico. Si aggiunga l'infiacchirsi di quel principio della divisione dei poteri, inteso quale verità dogmatica e difeso quale traguardo ultimo e supremo di una civiltà giuridica. Un principio che l'introduzione di un monstrum tra il politico e il giurisdizionale, chiamato Corte Costituzionale, rimetteva sostanzialmente in discussione. I rifiuti e le lamentele non mancarono. Vittorio Emanuele Orlando, fondatore in Italia a fine Ottocento di una riflessione giuspubblicistica autenticamente scientifica, che aveva partecipato alla vita dell'Assemblea Costituente enunciando spesso accesi dissensi, non mancò nel 1951 a Costituzione approvata e promulgata, con riferimento preciso alla futura incidenza delle sentenze della non ancora operante Corte Costituzionale, di profetizzare cupamente, parole sue, lo stato di disagio di tutto l'ordinamento giuridico ogni volta che un organo sovrano come il Parlamento venisse a trovarsi dal lato del torto dichiarato giurisdizionalmente. Vi fu però anche chi investì frontalmente delle sue censure l'intera struttura costituzionale nella novità del suo impianto novecentesco. È la voce aspra di un prestigioso giuspubblicista, convinto statalista e legalista, Oreste Ranelletti, rettore in passato di questo Ateneo, che nel 1947, appena che fu divulgato il progetto di Costituzione presentato dalla Commissione dei 75 all'Assemblea, si precipitò a scrivere sulla più diffusa rivista giuridica italiana una inappellabile valutazione negativa. Ecco il testo. Una Costituzione deve essere la legge di organizzazione fondamentale dello Stato. Quindi contenere, ma anche limitarsi alle norme supreme che regolino l'ordinamento legislativo, governativo, giudiziario dello Stato, cioè degli organi costituzionali relativi determinando nella Costituzione i poteri, i rapporti reciproci. Con la indefettibile conseguenza che, ecco ancora parole di Ranelletti, le materie diverse da quelle su indicate devono rimanere nella competenza della legislazione ordinaria. Infatti, legiferando su quelle materie, entrando in dettagli, cioè in quelli che a lui sembrano dettagli, l'Assemblea Costituente ne usurpa le funzioni. A parte le grossolanità stilistiche, Ranelletti non si è allontanato di un passo dal vecchio modello sette-ottocentesco della Costituzione quale carta regolatrice dei poteri statuali. La vita del cittadino doveva restare nelle mani dell'onnipotente legislatore ordinario e una Costituzione che parlasse a lui e di lui e gli fornisse un breviario giuridico era assolutamente incomprensibile. Che dire? Le mitologie giuridiche della modernità sono sirene che continuano ad ammaliare,
col timbro suadente del loro messaggio, la sordità per nuovi segni di un tempo nuovo è in Ranelletti e, oimè, in molti altri giuristi italiani totale. Come puntualizza acutamente un valente storico del diritto, Bernardo Sordi, la sua è ormai una voce del passato, incapace di porsi in sintonia con i nuovi valori costituzionali. Siamo alla fine. Con molte buone ragioni è stato scritto da Massimo Luciani che la Costituzione si è sottratta alla tentazione di disegnare una società ideale. I suoi attori e il suo paesaggio non appartengono al limbo di una irrealtà museale, bensì alla storia, alla carnalità della storia. È quanto ho creduto di dover ripetere con insistenza in questa lezione, parlando a proposito della Carta Repubblicana, di concretezza, di storicità, di uno strumento di convivenza per uomini di un certo tempo e di un certo luogo. Se così è, il dubbio che può legittimamente insorgere nei miei uditori concerne la possibile caducità del testo redatto con tanta convinzione dai nostri costituenti. E una domanda corrosiva si affaccia alla mente. La Costituzione dei Patres, nella sua intensa storicità, può parlare ancora agli uomini di oggi? È ancora in grado di ordinare adeguatamente una società che vive 65 anni dopo la sua progettazione e definizione? Guai alla perniciosa credenza che il testo del 48 sia munito del privilegio della immutabilità nelle due parti iniziali destinate a fissare i principi ordinatori di una società autenticamente democratica. È un testo che non può ovviamente sottrarsi al necessario vaglio di verifiche in relazione al trasformarsi della società italiana. È però facile anche constatare che quando si è celebrato appena 5 anni fa il suo 60° di vita, quel testo ha dimostrato di mantenere intatta nel suo progetto essenziale tutta la propria carica di vitalità. Mi siano consentite in proposito alcune considerazioni conclusive che cadono appropriate a fine di questo discorso. Se vi è stata negli ultimi anni una acquisizione ferma della riflessione scientifica, è che la legalità costituzionale spicca per un carattere che la diversifica nel profondo dalla legalità ordinaria. La legge serba infatti ancora oggi il marchio che le si volle imprimere durante il corso della modernità e che espresse acutamente nella sua fase iniziale a fine Cinquecento quel penetrante osservatore della società circostante che fu Michel de Montaigne. Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. C'est le fondement mystique de leurs autorités. Elles n'en ont point d'autre. Elles sont souvent faites par des sots. Valutazione impietosa, ma veridica, che immedesimava nella legge un gesto di potere, un comando da obbedire prescindendo dai suoi contenuti. La legge come un vaso vuoto, riempibile anche dei contenuti più aberranti. E il ricordo delle esecrabili leggi razziali del 1938 stanno vergognosamente a dimostrare la obiettività di simili affermazioni. La Costituzione è invece esattamente l'opposto di un vaso vuoto. È, come ho ripetuto più sopra fino alla noia, lettura attenta ed espressione della società. Nella vicenda italiana è lettore di una società, è lettura di una società rigenerata dopo la cancellazione della monarchia sabauda, della dittatura, ma anche di un più remoto impianto liberal borghese riaffiorante carsicamente alla superficie. Una società che, proprio perché intimamente rigenerata, è proiettata verso un futuro vicino e lontano. È una lettura, insomma, che non si immiserisce nel cogliere entro le trame di questa società lo sciame dei fatti episodici e transeunti, ma che tenta di individuare i grandi fatti fondativi di un ordine nuovo,
fatti che divengono sostanza carnale di un momento storico, ma che attingono direttamente, non possono non attingere alle radici della società dove allignano i valori. I valori, proprio per questa loro dimensione radicale, sono destinati a durare. Creature storiche essi pure, non sono realtà assolutamente statiche, ma il loro movimento è lentissimo, assomigliando a quei ghiacciai della natura fisica percorsi da una impercettibile moto che ne scandisce l'immobilità apparente. Se anche i valori sono segnati da una dinamica, questa ha necessità di distendersi nei tempi lunghi. Il loro spazio temporale è la lunga durata. È perciò che i valori tendono a non immedesimarsi nel carattere tagliente di un comando, cioè in una manifestazione di potere, ma tendono ad espandersi naturalmente in principi, principi che non hanno bisogno di un testo per esprimersi, ma che possono circolare inespressi all'interno del tentativo di comprensione di un complesso ordine giuridico racchiuso per comodità da un'assemblea costituente in 139 articoli. La Costituzione, cito una frase del mio collega giudice costituzionale Gaetano Silvestri, proprio per aver accolto nel suo seno una pluralità di valori che ha trasformato in principi di diritto proprio quale insieme di principi espressi e inespressi, svolge una continua funzione dinamica. Ed in ciò è consistita la preziosa risorsa che ha continuativamente fertilizzato la storia della nostra Repubblica dal 48 ad oggi. Accanto ai valori costituzionali segnati nei vari articoli del testo, emergevano via via, appena che il mutare delle situazioni lo esigeva, valori inespressi ma latenti, mercé quella forza espansiva propria alla carica dinamica della Costituzione. E questa appariva nella sua testualità cartacea come la punta emergente di un ben più ampio continente sommerso. Grazie anche a quell'organo respiratorio del nostro ordine giuridico, rappresentato dalla Corte Costituzionale, organo percettore e stimolatore della carica espansiva della tutela costituzionale, specie in tema di diritti fondamentali, sono stati individuati nuovi diritti non espressamente sanzionati, ma naturalmente desumibili dal complesso testuale. È stata via via la volta del diritto alla riservatezza, alla identità personale e sessuale, all'abitazione, all'ambiente, all'informazione e via dicendo. Lavorando sul testo del 48 e sotto lo stimolo del divenire economico-sociale, la Corte ha fatto sì che quella cognitiva lettura della società fatta dai costituenti continuasse ad essere ossigenata e arricchita, collocandosi essa in tal modo, come ha insegnato un insigne giudice costituzionale, Cesare Ruperto, parole sue, più nella posizione di organo della comunità piuttosto che dello Stato. La lettura della società collega inscindibilmente la Costituzione repubblicana agli anni fra il 1945 e il 1948, a un terreno storico fecondo perché momento di ritrovata consapevolezza nei valori capaci di fondare robustamente una comunità politica, di scelte coraggiose, di speranze costruttive. Ma proprio perché quei lavori si trasformavano in un lievito di principi all'interno della stessa dimensione costituzionale della Repubblica, quella dimensione si trasformava da disciplina del mero tempo presente a ponte lanciato verso un futuro indefinito. Oggi, noi, uomini di quel futuro, siamo orgogliosi di verificarne la piena attualità. Può darsi che in un tempo ulteriore circostanze che non è possibile prevedere esigano delle modificazioni. Oggi, anno 2013, sentiamo ancora perfettamente nostri quei principi e soprattutto li sentiamo idonei a ordinare equamente il difficile momento che stiamo vivendo.
Molte grazie.